così gli statisti, quello che hanno fatto a Craxi è una vergogna. Effettivamente è vero, non si trattano così gli statisti. È anche vero che negli altri paesi gli statisti non rubano, no? Proprio perché sono statisti, no? E quindi non si è mai posto il problema di come trattare uno statista che ruba, perché se lo statista ruba c'è il sospetto che non sia uno statista, no? Visto che lo statista, se è statista, rispetta le leggi dello Stato e la giustizia dello Stato, non scappa all'estero per sottrarsi alle conseguenze dei suoi delitti dopo aver violato le leggi che lui stesso faceva. Però la frase "non si tratta così uno statista" suona bene, suona molto bene. Sul giornale di Giuliano Ferrara, che è un giornale molto intelligente, come peraltro il suo direttore, che è nato intelligente e quindi non è tenuto a dimostrarlo, può dire stronzate per tutta la vita ma rimane intelligente a prescindere, Giuliano Cazzola, che è un altro molto intelligente e molto riformista, ha scritto che non c'è nulla di male in intizzare vie, strade, piazze a Craxi, perché in fondo sono 100 anni che si intestano strade, vie e piazze a Mazzini, e anche Mazzini era ricercato per gravi reati nel Regno di Sardegna. Nessuno ha fatto notare a questi geni che Mazzini metteva le bombe contro il Regno di Sardegna perché era un rivoluzionario, ma non era presidente del Consiglio del Regno di Sardegna contro il quale metteva le bombe, no? O fai il presidente del Consiglio o metti le bombe contro il presidente, non puoi metterti le bombe da solo, no? Ecco, questo piccolo dettaglio è sfuggito, no, ai riformisti, però quando poi li sentite parlare in televisione senza il contraddittorio, c'è sempre un finto contraddittorio, c'è la Armeni, no, che è la... che 8 e mezzo, lei è mezzo e Ferrara è 8, ma quello non è contraddittorio. Contraddittorio vuol dire uno che ti dice una cosa che ti smonta, no? Allora uno li smonterebbe facilmente a esserci, no? In quel momento invece non c'è mai quello che li smonta, e al massimo ti dicono avrà commesso degli errori, Craxi, ma nessuno si processa la gente per gli errori. Si processa la gente per i delitti, sono cose molto diverse. I conti in Svizzera con 50 miliardi non sono errori. Non è che per svista si è ritrovato un conto in Svizzera con 50 miliardi di lire sopra affidato a un barista di Portofino che si chiamava Maurizio Raggio. Non sono sviste queste, altrimenti non ti processano. Ci vuole il dolo per essere condannati. E alla fine è arrivato Mastella che ha detto: beh, ma bisogna riabilitare Craxi, anche perché oggi i suoi reati sarebbero prescritti. Non sto scherzando, non sto scherzando, questo è il ministro della giustizia nell'esercizio delle sue funzioni. A parte che i reati non sono prescritti affatto, perché dopo la condanna almeno la prescrizione finisce. In secondo luogo, che cosa vuol dire anche PRIB, che a un certo punto avrà i reati? Cosa facciamo? Una strada PRIB, che dico, ma stiamo, eppure questo è consentito solo in Italia. Vi assicuro che il ministro della giustizia americano non potrebbe mai dire facciamo una strada dal Capone, perché ormai è tutto in prescrizione, no? Le evasioni fiscali eccetera. A parte che l'evasione fiscale lì non si prescrive mai, e il fisco quando ti azzanna ti molla solo quando muore. Ma a parte quello, non possono dire queste cose negli altri paesi, perché c'è un'informazione che presto o tardi li sanziona. Noi siamo invece, viviamo in questa bolla d'aria, in questa specie di anestesia totale nella quale siamo piombati da alcuni anni, dove di fatto si può dire tutto il contrario di tutto, no? Perché alla fine che cosa ti succede? Concludo, se ho ancora un minuto, con un pezzo meraviglioso di un altro intellettuale molto intelligente, che ha anche 2 cognomi, il che aiuta, e si chiama Galli della Loggia, che l'altro giorno su Style è la rivista del Corriere della Sera, quella roba di 3,5 kg, che se togliete le prime 50 pagine dedicate a moccassini e deodoranti arrivate al primo articolo, che era purtroppo quello di Galli della Loggia, intitolato Appunti di Storia, quindi è qui nella sua veste di storico. Lo storico Galli della Loggia scrive, ce l'ha con la Mitrochi, almeno sembra, no? Dice: adesso per favore basta con le commissioni parlamentari d'inchiesta. Almeno per qualche anno evitiamo di invocarne e tantomeno di metterne all'opera qualcun'altra. Fin qui, diciamo, siamo tutti d'accordo. Lo dico naturalmente in seguito a quanto è appena avvenuto nell'ambito della commissione Mitrochi, con l'emersione, diciamo così, di un'incredibile figura di consulente, che sta parlando di Scaramella, arruolato dalla presidenza della stessa commissione, sta parlando di Guzzanti Senior,
ma non perché la cosa mi abbia fatto un particolare impressione. Così come, lo confesso, non mi ha scandalizzato per nulla l'ipotesi che l'onorevole Paolo Guzzanti abbia cercato di incastrare l'attuale Presidente del Consiglio cercando prove di un suo ruolo passato al servizio dello spionaggio sovietico. Mi stupisco, semmai, che ci sia qualcuno che si scandalizzi. Infatti non riesco a capire perché a suo tempo era ammissibile, anzi da molti salutato con gioia, che la Commissione Antimafia e il suo presidente Luciano Violante indagassero sui rapporti tra Andreotti e la mafia. Così come era del pari ammissibile che per farlo si servissero delle testimonianze dei peggiori ceffi del sottobosco criminale siciliano, mentre invece al povero onorevole Guzzanti non avrebbe dovuto essere consentito di cercare di dimostrare che Prodi aveva un filo diretto con il KGB. Alla fantasia non c'è limite, come si dice, e semmai è la distinzione tra fantasie politicamente lecite e fantasie politicamente illecite che mi sembra davvero inammissibile. Cioè, che cosa sta dicendo lo storico Galli della Loggia? Sta dicendo che indagare sui rapporti fra Andreotti e la mafia è come indagare sui rapporti fra Prodi e il KGB e anche il caso Moro, perché voi sapete che Prodi è uno degli assassini di Moro, secondo la versione di Guzzanti. Si è inventata una seduta spiritica per dire andate a Gradoli anziché in via Gradoli e far ammazzare Mo, e che gli stava parecchio sulle palle e non si sa perché, ma è così, dice Guzzanti. Quindi indagare, se indaghi su Andreotti e la mafia devi indagare anche su Prodi, il KGB e il caso Moro, e quindi anche su Galli della Loggia e il mostro di Firenze, naturalmente, no? Perché sono tutte cose uguali. Lo storico ignora un piccolo particolare, che Andreotti i rapporti con la mafia li aveva, mentre Prodi i rapporti con il KGB non li aveva, e Della Loggia i rapporti col mostro di Firenze non li aveva. Quindi indagare su una cosa vera è diverso da indagare su una cosa finta. Questi sono gli storici, questo è quello che scrive i libri di storia. Noi affideremo la nostra memoria a questi qua se non ci premoniamo per tempo. Due sere dopo le Iene sono andate da Andreotti a fargli gli auguri per il suo compleanno e hanno portato una targa dicendo stanno dedicando una via a Craxi, presto toccherà a lei, onorevole Andreotti. Dice più tardi possibile, gli hanno detto, ma toccherà a lei. Andreotti ha fatto le solite battutine che mandano in visibilio i giornalisti di corte, no? Che non fanno ridere, però ridono tutti. Oh, che simpatico, che umorismo. Ecco, dopodiché, dietro la targa dove c'era scritto Giulio Andreotti insigne statista, hanno aperto una seconda targa dove aprivano parentesi e c'era scritto che ha avuto rapporti organici con i principali boss di Cosa Nostra almeno fino alla primavera del 1980, punto, Corte di Cassazione, data, chiusa parentesi. Andreotti lì si è un po' inalberato e ha detto no, ma io in quel periodo ero in Giappone, cioè pensate, dal 46 all'80 è stato in Giappone e non ce ne siamo mai accorti, no, ha detto delle cose strane e ha detto ma i pentiti si sono contraddetti, l'altro ha detto no, guardi, non stiamo rifacendo il processo, è finito, questa è la sentenza definitiva, quindi non c'è più discussione, Giappone, cosa. Le Iene hanno fatto per la informazione molto più di quello che fa lo storico Galli della Loggia, no? Il quale sostiene che Andreotti, che i bambini sapevano avere rapporti con la mafia, dimentichiamo che aveva come capibastone della sua corrente in Sicilia Vito Ciancimino, che era proprio punciuto nel clan dei Corleonesi, Salvo Lima, che era di famiglia mafiosa, non solo lui, era proprio una tradizione di famiglia, i cugini Salvo, che erano notorissimamente mafiosi, no? Ecco, indagare su un personaggio così è la stessa cosa che andare in giro, come fa Scaramella da 5 anni, a spese nostre, no? Alla ricerca di ex spie sovietiche in menopausa, mostrandogli la foto di Prodi dicendo se l'hanno mai vista.